Sì, la prima l'ho spezzata di testa per Di Grazia, che abbiamo creato subito un'occasione pericolosa, che siamo andati sotto 2-0 e la seconda palla che ho toccato per fortuna è passata in mezzo alle gambe del difensore, è stato bravo Russotto. Io, questa è una classica partita che normalmente, per come ci si stava esprimendo, probabilmente non si vince. Però alla fine, in che cosa siete stati bravi voi? Nel crederci fino alla fine, nell'impattare alla grande con i due ingressi, in campo che hanno cambiato in qualche maniera? Sì, diciamo che abbiamo diverse qualità individuali, siamo una squadra che in qualsiasi momento possiamo ribaltare il risultato contro chiunque, l'abbiamo già dimostrato in un'amichevole a Troina, anche se è una squadra di Serie D, però fuori casa, in un campo non facile, in 10 minuti abbiamo ribaltato la partita e oggi sul 2-0 l'abbiamo dimostrato un'altra volta, significa che siamo una grande squadra, dobbiamo solo limare un po' i nostri piccoli difetti che abbiamo perché non possiamo prendere un gol così, specialmente il 2-0 che eravamo impreparati in barriera. Buonasera. Giovanni Tomasello della Sicilia, buonasera. Dalla delusione i tifosi sono passati alla gioia, no? E meglio così, non. Catania al primo tempo era un po' pesante, vero? Sì, per fortuna abbiamo ribaltato il risultato e giustamente il nostro pubblico si aspetta molto da noi. Siamo partiti un po' timorosi, un po' tesi, perché era l'inizio della prima partita, volevamo fare bene, però sappiamo che Catania è una piazza calda, difficile, non è facile. Quindi alla fine siamo contenti di aver ribaltato appunto che siamo partiti col piede giusto con una vittoria e speriamo che i tifosi ci credano come noi e ci aiutino da qui alla fine. Tre attaccanti, tutti e tre in gol, significa rispetto anche al passato, insomma, si è cominciato veramente. Questo attacco sembra rianimato. Come si è trovato lei? Ah, benissimo, perché comunque ho trovato un grande spogliatoio di uomini veri, giocatori che hanno fatto la Serie A, la Serie B, quindi dobbiamo solamente fare gruppo e aiutarci, come è successo oggi, magari gente che entra dalla panchina che dà il suo contributo e tutti gli altri ragazzi che non sono entrati erano felici per la vittoria e sicuramente questa deve essere la nostra forza quest'anno. Grazie. Davis, poi c'è stato un 4-2-4 sostanzialmente poi per recuperare questa partita qui. Provato più volte in allenamento, comunque avevate già in mente magari questa soluzione e la riproporrete. Il mister magari vi ha già detto se la riproporrete o meno. E poi un commento sulla coppia con Pozzebon, perché è una coppia abbastanza massiccia. Sì, con Demiro sì, mi trovo bene con tutti gli attaccanti perché non sono uno che preferisce giocare da solo, voglio giocare sempre con i miei compagni, mi adatto a tutti i tipi di attaccante. Demiro si sta impegnando tantissimo perché comunque ci tiene a rimanere qua e quindi niente, sono contento per lui che ha fatto pure gol. Per quanto riguarda il modulo, il mister ha approvato tutti i moduli, quelli adatti alle nostre caratteristiche. Sappiamo che in un momento di difficoltà, magari che siamo sotto, possiamo giocare con più gente offensiva perché abbiamo giocatori fortissimi, anche lo stesso Di Grazia che è entrato benissimo e ha cambiato la partita. Quindi queste sono tutte frecce che abbiamo noi da poter usare in ogni momento della partita. E chiudere Magnesi, grazie. Sì, con l'arrivo di Ripa cosa cambia per te? Come scusi? Per Con l'arrivo di Ripa cosa cambia per te adesso? me, niente, io sono contento come tutti i miei compagni che è arrivato un altro attaccante di categoria che ha fatto sempre tanti gol e speriamo di metterlo a servizio perché Ripa è un vero centravanti d'area e dobbiamo lavorare per lui e sono sicuro che quest'anno ci darà anche lui una grossa mano. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Allora, il dato dei paganti 3.651 per 20.678 euro di incasso. Grazie. Arriva Mister Piri. Arriva Mister Piri. Arriva Mister Piri. Arriva Mister Piri.